Ieri a Milano, nella sede del comitato Paragone Sindaco, ho incontrato, io dico i miei elettori, forse non è giusto, o meglio, non è politicamente corretto dire così, perché gli elettori non sono di nessuno. Allora, non so, potrei dire che ho incontrato, diciamo, delle persone che hanno manifestato interesse per la mia candidatura alle elezioni comunali. E per me, sì, lo so che mi ripeto, ma credetemi, per me è stato un pomeriggio che sarà difficile dimenticare. La prima volta che incontro miei possibili elettori. Mi fa quasi specie dirlo, ma perché se soltanto qualche mese fa mi aveste detto che ero candidato alle elezioni comunali di Milano, ma vi avrei detto siete pazzi, non... Invece eccomi qua, sono il numero 3 della lista. Lo so che per me è quasi scontato dover ringraziare le persone che hanno scelto di venire a conoscermi, ad ascoltarmi, perché io sono un chiacchierone. Naturalmente è ancora più facile dire da parte mia che ho conosciuto delle persone stupende, però guardate, è proprio la verità, è così. E allora fatemi ringraziare tutti loro, ma in particolare, vedete, è arrivata un'intera famiglia, i genitori con i loro due figli adolescenti, figli bravissimi, educatissimi, che sono stati ad ascoltare tutti questi nostri discorsi da adulti per tutto il tempo, ma senza mai così dare nemmeno un segnale di insofferenza, insomma, cosa che sarebbe stato il minimo, insomma. No, niente, veramente educatissimi. Naturalmente tutte le persone intervenute sono da lodare in toto, perché persone estremamente competenti, assolutamente bene informate, persone che avevano un tratto comune, ecco, cercavano una rappresentanza politica. E allora, se riflettete un attimo, anche questo fatto direi, è allarmante. Le persone per bene non dovrebbero assolutamente aver problemi nel trovare una propria rappresentanza elettorale. Anzi, è un vero e proprio paradosso, ossia dovrebbero essere, diciamo, le persone non proprio oneste o sincere ad avere problemi nel trovare partiti che li accolgano. Invece accade il contrario. Ma comunque vorrei dire anche naturalmente a tutte quelle persone che mi hanno espresso il loro apprezzamento, ma che loro malgrado, insomma, non hanno potuto essere presenti, che certamente non mancheranno occasioni per incontrarci, per conoscerci. Abbiamo davanti, sì, un po' più di un mese, che sarà un mese veramente denso di appuntamenti. Le elezioni a Milano saranno veramente importanti. L'aver così lanciato ai milanesi questa proposta, cioè Paragone Sindaco. Guardate che ha scombinato le carte per i candidati, sia del centrodestra che del centrosinistra. E io sono convinto che una affermazione di Italexit, beh, sarebbe un viatico importantissimo per le prossime elezioni politiche. Nella sede del comitato Paragone Sindaco in tutte le piazze di Milano, che io sono convinto certamente riempiremo. Ebbene, lì avremo tempi e modi per conoscerci, per scambiarci qualche battuta. Naturalmente
Devo dire che, così l'avete già capito, insomma, dal mio entusiasmo, che questo primo incontro con i cittadini milanesi l'ho trovato esaltante. Mi ha dato una carica che, non so, non mi sarei mai aspettato. Non vedo l'ora di scendere nelle piazze della grande Milano ed avere attorno a me tanta gente. Tanta gente che vuole inviare un chiaro segnale, non solo ai partiti che sorreggono l'attuale giunta Meneghina, ma a tutti i partiti che sorreggono l'attuale governo. Un segnale deve essere inequivocabile, e cioè dire che per loro, per questi partiti, è suonata la campanella dell'ultimo giro. Nel frattempo, ecco, domani scendo ancora in piazza, ma a Vicenza, ancora in piazza Castello, perché non ci si può fermare. Occorre continuare a raccogliere firme. Al Quirinale e a Palazzo Chigi deve arrivare la nostra petizione contro il Green Pass. Corredata da una marea di firme, le firme degli italiani che vorrebbero vedere applicata la nostra Costituzione. Ci hanno sempre detto che la Costituzione italiana era un vanto per il nostro paese, era la miglior Costituzione del mondo, e ora proprio in questi prestigiosi palazzi la nostra Costituzione viene calpestata, vilipesa, per alcuni addirittura stracciata. E allora no. Non vogliamo che la nostra Costituzione venga calpestata. Vogliamo invece gridare ad alta voce: basta, fermatevi. Ebbene, vi chiedo quindi di firmare la nostra petizione. Noi non abbiamo voluto fare una petizione di quelle scritte in politichese. Oltretutto, la nostra petizione, guardate, è brevissima. E soprattutto è chiarissima. Chi firma la nostra petizione esprime, sentite, la propria contrarietà a qualsiasi imposizione obbligatoria del Covid Green Pass e a qualsiasi subordinazione di diritti e di esercizio di libertà e di facoltà quotidiane al possesso del Green Pass. Ed inoltre esprime il proprio sostegno ad ogni azione volta a contrastare tale imposizione. Insomma, più sintetici di così e soprattutto più chiari di così non potevamo essere. Beh, un'ultima cosa, ecco, mi rivolgo ai tanti, tantissimi ascoltatori di Finanza in Chiaro. Sapete che io comunque continuerò a fare video carattere economico e finanziario. Tornerò in particolare sull'argomento a parlare di Cina, perché è un tema che va assolutamente approfondito. L'indice di borsa China A50, ne ho già parlato, ma insomma, tornerò a parlarne perché è tornato sotto quota 15.000 punti, quando all'inizio del mese di febbraio aveva superato i 20.000 punti. E questo è un segnale che non va sottovalutato. Ma insomma, comunque, avremo ancora tanti, ma tanti altri argomenti da trattare. A presto, quindi.